la cooperativa identificatrice di Mugione nel 2007 con le cooperative unificate di Nova Milanese hanno fatto una fusione, quindi siamo sul territorio di Nova e siamo sul territorio di Mugione, quindi non facciamo solo case. E questo è uno di quei momenti che abbiamo deciso di dare al nostro corpo sociale di Nova attraverso una mostra che io credo di livello, con il maestro Silvio Migliaturo e con lui un percorso culturale e di riflessione, una riflessione che tocca, come dire, le corde dell'oggi, della crisi, che non è solo crisi economica come abbiamo vista lì a Mugio, ma soprattutto crisi valoriale che parte dalla famiglia, quindi ci sono alcuni aspetti che poi fanno ragionare, ma non è solo quello, è anche una crisi sociale, una crisi come dire, politica, bancaria. Ci sono alcuni temi che sono al centro della discussione, ma in cui sembra che la politica in questo paese se ne occupa poco, oppure quello che si fa lo si fa male, perché il risultato è le risposte ai cittadini e ai bisogni dei cittadini oggi non ci sono. Non... Una cosa può essere bella, fatta bene, ma se non ha significato e se non dà emozioni, ed è finita, non è tanto opera d'arte, è qualcos'altro. Allora la crisi viene fuori dove? Dalla famiglia. È la famiglia che non ha saputo raccontare il come poter godere delle cose belle che ci dà la vita, dalla natura in poi. Vediamo, eccezionale maestro di una tecnica unica al mondo, riconosciuta come unica al mondo. Quindi veramente onorata di averlo qui presente con le sue opere, onorata di avere una mostra, quindi un percorso veramente all'altezza di tutti quegli espositivi che ha fatto in tutti gli eventi significativi che hanno lasciato una storia, un segno nella storia dell'arte contemporanea. Io ringrazio infinitamente, ma ci sono davvero tanti motivi per cui ritengo davvero originale e unico il percorso del maestro, un po' perché nel momento in cui ci sono proprio degli accostamenti e dei contrasti, penso proprio al peso a volte del materiale e anche invece alla leggerezza delle forme, diciamo che ci aiuta proprio a riscoprire un po' tutti i contrasti che ci sono anche in noi, nella società e nei nostri modi, nei nostri stili di vita. Io ringrazio infinitamente la cooperativa edificatrice che ci ha permesso proprio di avere una mostra e un percorso che davvero come qualità loro sbalordiscono sempre e riescono sempre a presentare delle mostre di un gradino superiore. Grazie al curatore che ci ha permesso proprio di fare questa bellissima carrellata, davvero di entrare nel percorso dell'artista, ma anche dell'arte stessa, no? Dell'arte con la maiuscola. Molti non trattano l'argomento della crisi perché è più bello parlare di altro, perché quando invece probabilmente uno degli scopi dell'arte quello di andare a cogliere lo spirito del tempo in cui si fa, no? E lo spunto è duplice, no? Da un lato la mostra ci dice ok, questa è la riflessione che ha fatto l'artista sui nostri temi, da cui noi prendiamo spunto per fare anche le nostre riflessioni. Dall'altro lato è proprio l'opera d'arte stessa che ci indica una chiave anche per una soluzione possibile, no? Per uscire da questo momento di crisi, che poi tutto sommato è una visione mia, io condivido molto e che cerco anche di trasmettere nelle cose che si fanno a livello culturale, no? Qui a Nova Milanese. E quindi direi che pur non conoscendo sin dall'inizio tutti i contenuti, no? Questo vabbè era scontato,
comunque tutto il percorso della mostra, alla fine siamo arrivati a una convergenza anche su questo tema, di cui sono molto contento, perché poi insomma più le cose secondo me sono fatte bene, lo dico in modo semplice, però perché voglio che sia assolutamente espandibile il concetto, più si possono collegare ad altri aspetti e quindi hanno valore, insomma. La mostra ha un percorso, naturalmente, ed è un percorso mio, ideologico, che probabilmente apparterrà soltanto a me, ma era necessario che in una mostra ci fosse un filo conduttore. Io non ho mai lavorato per fare un'opera, ho lavorato per fare un discorso, ho lavorato per decantare una storia oppure per decantare una poesia. Ho sempre lavorato in funzione di un continuo. Il mio è il racconto dell'inizio della società liquida. Lo dico perché qui c'è presente un individuo, filosofo, che un giorno mi fece questo discorso. La società sta diventando tutta di personaggi liquidi, senza contenuti. Liquidi nel senso che non hanno più assimilazione con l'essenza. Vi sembra assurdo, ma è così. Stiamo camminando verso una società che non possiede più la volontà e che sarà sempre peggio. E quindi mi sono rifatto a Mao per fare questo racconto, quando comincia la lunga marcia, partendo da solo e poi da paese a paese, si aggregavano sempre di più delle persone, fino ad arrivare poi al suo aspetto, dove lui voleva arrivare, non certamente preoccupato poi così tanto dell'umanità, vista che poi l'umanità, la sua umanità, si ritrova a essere piena di uomini liquidi, uomini dove non gli era permesso di fare più di un figlio, e questa cosa si è risolta da poco, adesso, e di quest'anno, che possono fare più di un figlio. Ma pensate voi a una famiglia dove c'è soltanto un figlio, e pensate a una famiglia dove c'erano 4 o 5, le possibilità di interazione che c'erano nelle famiglie prima e quanta poca interazione c'è in una famiglia oggi con un figlio solo. E l'egoismo che si crea all'interno di una famiglia con un figlio solo. E questo, a livello di filosofia, ma anche a livello di studi approfonditi, è stato dimostrato che i figli, dove c'era un figlio solo, soprattutto in Cina, la maggior parte sono egoisti, neurastenici e che non assimilano assolutamente l'umanità. Quindi, rifacendomi a questo discorso, ecco che ho voluto parlare anche delle famiglie che esistevano prima, sono partito dalla prima famiglia, che è Adamo ed Eva. Adamo ed Eva raccontano certamente, probabilmente una fiaba che si è portata avanti prima in senso parlato e poi scritta attraverso il grande libro che conosciamo tutti, ma comunque quella famiglia è l'origine dell'umanità. E l'origine dell'umanità si è moltiplicata anche velocemente. È vero che loro ne hanno fatto soltanto 2, ma pare che i figli invece fossero molti di più, non soltanto 2. Ebbene, dopo passiamo a un'altra importante famiglia, quella di Abramo e quella di Sara, che ebbero 2 figli. Uno in realtà era soltanto di Abramo, l'altro invece, per miracoli divini, fu di Abramo e di Sara. Ebbene, quel figlio, insieme al primo figlio, furono l'origine delle grandi civiltà e delle grandi religioni monoteiste. E quindi oggi noi in fondo parliamo ancora con lo stesso linguaggio, riportandoci indietro nel tempo. E poi c'è l'installazione chiave, secondo me, di questo percorso, che è Erpre. Là sono 4 sculture dove 2 sono con le braccia in alto e che chiedono aiuto, le altre 2 sculture raccontano la famiglia, e ho voluto riportare una famiglia non con un figlio solo ma già con 2, ed è un bambino e una bambina, già il proseguo dell'umanità. Oggi non c'è soltanto l'Italia che è in crisi,
ma c'è veramente tutto il mondo che è in crisi. Ed è in crisi soprattutto per i valori che vengono dalla famiglia. Se non si arriva a piccole tribù, dove fondamentalmente vivono ancora i nuclei, la famiglia oggi non esiste più. La stiamo disgregando completamente, la stiamo annullando. La viviamo per brevi lassi e poi l'abbandoniamo. La facciamo nascere e l'abbandoniamo. La famiglia è il nucleo della società. Laddove non c'è famiglia non può essere società. L'educazione della famiglia è l'educazione della società. Ed è un urlo che facciamo non per lamentarcene, ma per prenderne constatazione. La colpa è nostra. Non è di nessun altro che nostra. Noi siamo la rovina della nostra umanità, noi stessi. Non lamentiamoci, ma diamoci da fare. Il nucleo è la famiglia. Ecco, questa mostra vuole raccontare queste cose. Io non chiedo che voi ce le troviate in quella mostra, e nemmeno nelle cose che io ho detto, ma certamente mi auguro che ci troviate un po' di bellezza, perché in fondo senza la bellezza è che io non racconto mai le mie storie se non sono delle belle cose. In fondo esiste ancora una parola che è stupenda: speranza. È ancora possibile, nulla è perduto.